questo personaggio segreto aspetti ad entrare, è dietro quella porta. Mi ha anticipato per farvi capire proprio il tipo di persona. Appena l'ho incontrato mi ha anticipato che non solo disserà gli Arcade Boys, ma anche i Morta, no, Fedez, no, e Rovazzi. Lo facciamo entrare? Direi di mettere il sottofondo corretto per far entrare questo incredibile ospite. È questo il sottofondo? Ai 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 ai. Ecco il nostro ospite dal vivo in studio! Don Vito! Grande Vito, grande! Mamma mia, questo è lo splash dell'intrattenimento! Cosa succede? Aspetta Vito, non parli, un attimo! Comunque, tu sei venuto per dissare gli Arcade Boys. Qual è il tuo problema, la tua critica agli Arcade Boys? Allora, che si lamentarono quando gli vennero, diciamo, le forze dell'ordine mentre stavano in una casa abusiva. Ma è normale. Se voi state in una casa abusiva, è normale che vi vengono le forze dell'ordine. Diglielo che è normale, diglielo. Questa cosplayer, tra parentesi. No, tra parentesi. Perché se lei è una cosplayer, allora... Cioè, la cosa divertente è che tutti dicono tra parentesi facendo le virgolette. Ah, lui, Riccardo, tra parentesi. Vabbè. Tra parentesi. Ah, tra virgolette, perché, così non ho problemi. Perché è una cosplayer? È una grandissima cosplayer, riconosci. Che faccia gli hai fatto, Amar? L'unica cosplayer, l'unica vera cosplayer è Leon Kiro. No. Yuriko Tiger. Che sicuramente voi non sapete nemmeno chi è. Lo sappiamo. Lo sappiamo bene. Sarà pure ospite. Come no? Cioè, se fanno i pippe di gruppo. No, mi dissocio, dai, poveretta, dai. Ah, è femmina, no? Pensavo fosse quello maschio. No, io ricordo. Ci ha fatto un pompino. No. Yuriko, non sono... No! Questa è una cosa gravissima. Non sono... No! Non sono come loro. Io mi dissocio, io ti voglio bene. Stavo a fare il cosplay della Bocca della Verità. No, dai. Ha fatto delle mani i peli. Hai capito, No, ma è italiana? Sì. No, mi dissocio allora, Ma dai, la modella di Gucci tra le 100 donne più belle al mondo. Vito, leggi tu per favore. Un nome più semplice potrebbe anche essere. Raimine Hirtine Hayan. È diventata cinese o giapponese. È così, non riesco a pronunciare. Taiwan. La modella di Gucci tra le 100 donne più belle del mondo. E scatta il body shame. Hai sentito? Non ho capito. Don Vito che ha picchiato una ragazza. Non è che ho picchiato. Che tu hai raccontato, diciamo, sto aneddoto. Questa è una cosa gravissima. Sono molto curioso. Non ho picchiato la ragazza. Allora, se mai quello ti ricordi, quella là di quella ragazza che andai a fare le fotocopie e andai al... come posso dire? Ritornai in classe, stavo ritornando in classe e questa qui mi aveva tirato dentro la classe sua, sai, perché sai le solite cose che vieni qua, di là, però io non ero quella persona che andava nelle altre classi, io preferivo ritornarmi di nuovo in classe mia. E io nel tirarmi la strattonai per andarmene fuori e le disse, gli mi hai fatto male. E insomma, questa qua, ma che hai fatto la mia ragazza tutto così? Perché quando camminava così per atteggiarsi a muscoloso, dice, guarda che io faccio palestra 8 giorni alla settimana. Ho detto, guarda che le settimane sono 7. Vabbè, magari un giorno va 2 Le settimane sono 7, gli ha detto, giustamente. Magari in un giorno va 2 volte. No, questo qua, sai cosa mi aveva detto? Ma mi stanno fregando i soldi alla palestra allora. Nel senso, vedi quanto era scemo questo qua, che poi aveva... Ma che porti? Lo so, è quello. Guarda, già mi ha scritto Fada che non gli è andato bene quello che hai detto. Ti posso dire questo. Mi sa che vuole entrare Fada. Chi è Fada? Come chi è Fada? Come chi è Fada? Aspetta. Fada. Prima hai detto che è un coglione, sì? No, quello degli Arcade Boys, vabbè. L'altra è più che un dissing, era una battuta da Rovazzi, nel senso. Vai. Per piacere, non te la prendi pure tu, non mi denunciare. Vabbè, ma non fai il pavido, parla! Non mettere le mani avanti!
Non ti sta bene una cosa? Dilla, dissalo Rovazzi, dissalo cazzo. Che se sei fidanzato Rovazzi significa che posso farcela pure io. Ma questa è una cosa gravissima. Ah, sta scherzando, ti voglio bene Rovazzi. Se per caso vuoi fare un altro videoclip, ci può stare io come comparsa, nel senso. Crepe, mazzati. Sì. Simo? Tu chiami, lui arriva. Non credo che sia nostro sto problema. Vediamo un attimo. No, lui ci sente, ma noi non sentiamo lui. Non ma sentiamo è una cazzatina, lui. Ma si fa in 3 secondi, ragazzuoli miei. No, cosa fa? È uscito, è rieccolo. Prova, mi sentite? Ci siamo. Tutto io. Ma non è vero, non ha fatto un cazzo. Ma vaffanculo, a Gianluca! Era suo il problema, era suo il problema! Non fare il tecnico! Scarcella! Aspetta un attimo, dobbiamo lavare dei panni in casa! Audiofilo, sto cazzo! Sto cazzo, Audiofilo, sto cazzo! Gianluca, abbiamo un ospite qui. Però là, c'è una cosa... Piano. Allora, ovviamente qui si scherza, ci senti? Ci senti? Allora, benvenuto Mirko. Noi abbiamo già introdotto un po' la tua storia in 2 sessioni, la prima visionando il servizio delle Iene e poi visionando il tuo. Tu vuoi raccontarci un po' cosa è successo? Allora, benvenuto Mirko. Noi abbiamo già introdotto un po' la tua storia in 2 sessioni, la prima visionando il servizio delle Iene e poi visionando il tuo. Così tu sentiamo doppio però. Un po' cosa è successo? Allora, benvenuto Mirko. Benvenuto Mirko. Un po' la tua storia in 2 sessioni, la prima visionando Mirko, benvenuto. E poi visionando il così sentiamo doppio però. Un po' cosa è successo? Allora, benvenuto Mirko. Noi andiamo a vedere. Devi chiudere la live, scusa, no, a noi ci fa ridere. Così sentiamo doppio. Un po' cosa è successo? Allora, benvenuto Mirko. Ragazzi, mi sentite? Sì, ti sentiamo, sì. Cioè tu senti doppio però. Mi sentite? Adesso sì. Ok, non so perché ci sentivamo 4 volte. Attenzione, chi è entrato qui per rispondere a Don Vito dopo le accuse pesantissime di Don Vito rivolta agli Arcade Boys, Don Vito. E adesso confronto qui al Cerbero. Dov'è Podcast, Don Vito? Chi è Don Vito? A tutti per rispondere. Ma quando, stavate in diretta, stavate parlando che eravate ospite al Cerbero e stavate dicendo proprio che sono venuti tipo i carabinieri in casa perché stavate in una casa. Ma perché ha iniziato senza dire sì, ciao? Sì, fa niente. Quindi è fake quella ciao. Roba. Quindi è fake quella roba. Oh, come fake? In che senso? No, chiedo, cos'è cosa vuoi? Cosa vuoi? Cosa vuoi? Io ho detto ciao. Che se stavate in una casa abusiva, non mai che venga forza dell'ordine. Dillo. È non male. Bravo. Che cazzo vuoi da me? Che voi che volete da me? Se voi avete fatto una cosa che non si fa, io che colpa ne ho io, scusa. Cos'è che... No, scusa Marra, possiamo avere un traduttore simultaneo? Se fate le cose illegali, poi non vi lamentate che arriva la polizia. Ma infatti non ci siamo lamentati, ci abbiamo fatto la diretta assieme. No, rifiuta. Quella brutta vicenda in cui lei è stato invischiato in quel paese che non nomineremo, comunque del sud-est asiatico. No, che cazzo è successo? Simo. Ciao, Rosario Riccardo, buongiorno. Dove ciao, sta? Buongiorno signor Riccardo. No. No, aspetta, c'è qualcosa che non va. Ma che cazzo l'ha fatto entrare? Ma chi era? Ma scusate! Ma chi era quello in macchina? È entrato ancora... Rosario, buongiorno. Allora ragazzi, buonasera. Purtroppo non vi senti... Non riuscivo a sentirvi, quindi sono... Mi uccido e rientrato. Buonasera a tutti. Ciao Rosario. Non sapevo foste voi... Perché continua a toccarsi il naso? Rosario, hai preso la mia medicina, vero? Rosario, due cose. È perfettamente legale anche da voi? È tutto legale! È tutto legale! Ma chi è? Ma che sta succedendo? Andate
culo a ammazzati perché sparate cazzate sul web. Riccardo, sparate cazzate sul web. Riccardo, ma senti chi ha parlato, ma senti chi ha parlato. Che dice cornuto all'asino, noi ti fai cazzare sul web. Non lo so, è uno. C'è un ragazzo che su un'utilitaria hai dubbi. Pollaio, zitti un attimo, silenzio. Mi ha detto uno con un Instagram, mi avete scoraggiato sulla cartella, a 200.000 follower, un commento, ma di cosa si parla? Uno su Instagram, con voi ce l'ha, sono cazzi vostri. Con noi ce l'ha. Uno su Instagram. Ha laccato il culo a Scarcella. Si fanno a botte su Instagram, uno contro uno. Ragazzi, scusate un attimo, così non si capisce nulla. Certo. Ancora questa è tornata. Ma questo chi è? Dai, se ne basta dai, dei bro dei poveri? Ma chi è? Ma questa roba mi ha dato la testa, non la puoi fermare. Non ci tengo a far più, non ci tengo, non vi conosco, Arcade Boss, io non ce l'ho con voi, tengo a precisare questa cosa. Che sto dicendo, porca miseria, se mi avete fatto scordare. Scusa, Vito, se la puoi fare quella volta che hai picchiato una donna. No. Però qua sta qua Anna, che tu in live hai detto che gli ha dato un ceffone a una donna e poi te sei rimangiato e ti sei ripreso i soldi, cioè, tu hai dato un ceffone a quella ragazza. Vabbè, io ho dato uno schiaffo perché non ne potevo più. Continuava. Ma Vito, prima non l'avevi detto ancora, così, Vito. Sì, sincero, un po' di onestà intellettuale, Vito. Perché devi prenderci per il culo? Ma io non ti stavo prendendo per il culo, mi ero scordato. No, Vito, Vito, sto prendendo in giro. Ma perché prima non hai detto che hai dato un ceffone a quella povera ragazza? Una cosa seria devo dire. Ragazzi, faccio la pazzia. Io vai, Vito. Ho l'aereo alle 9:20. Faccio la pazzia. Si possono mutare tutti i microfoni? No, Vito, dai, di la pazzia, okay. Che devi mutare i microfoni? Rompo le scatole ai miei cugini, spero uno dei due mi accolgono. E ho visto prima in spamma sto cazzo, devi spammare. No, violenza, ci dissociamo. Benvenuto a Mr. Gimmick. Vabbè, io me ne stacco, io stacco. Sì. Ah, raga, come state? Ah, bello mio, non t'avevo riconosciuto inizialmente, infatti ho pensato, ma chi è sto coglione? Cioè, sono arrivato dopo, cari te. Però io continuo a pensare. Al coglione ci sono, bello no però. Ascolta una bello cosa. Mio. Ma tutti loro li conoscono, lo so. No, sì, Archeto, qua... cosa dite? Io volevo salutarmi un attimo. Non lo conoscete, sembri... il ragazzo, no, voi? Sembri Nicolò Arquilla quando aveva 12 anni. Mi abbassi un po', mi sta spaccando. Sto vedendo solo i gemelli diversi qua. No. I gemelli diversi. Vabbè, ce n'è. La parte che tu sembri tutti e quattro i gemelli diversi infusi in una persona sola. Sembri tema? Hai capito? Tema, grido no, perché grido poverino. Grido no, però i capelli da tabbozzo giusti, hai capito? Anche la canottiera, la collanina. Quanto scopi? Un botto. Allora, in teoria oggi tentavo la doppietta. Invece quasi una. No. Ma poi mi dai il numero, fra... ti mando le foto. No, ma mai come me. Mi fido. Dammi solo un minuto. E comunque la... No, ma io non l'ho picchiata perché era donna, perché mi sta facendo sempre male, nel senso, è come se una donna ti arriva con il coltello, che so, è pazza, ti vuole accoltellare, gli fai la mossa di karate, non è no, perché gli è devi chiedere scusa, Vito. Scusa. No, io non scusa gli ho chiesto se scusa. Ti ho fatto arrabbiare, donna, col è coltello. Colpa mia. Anzi, prego, intingi questo ferro nelle mie carni se questo peggio. Riesce a soddisfare la tua bramosia di violenza. Sicuramente gli ospedali saranno fieri di cucirmi, perché purtroppo io ti ho fatto scaricare e ho fatto una cosa buona, morendo per te. Scusate una cosa, io non sto capendo un cazzo, proprio niente, zero. Ma credo che sia un default per te questa cosa. Dai, lascialo stare. Poveretto, mi dissocio. Se volevo, cioè, si dissocia Vito, ha appena detto che mi scade donna. Il primo grande ospite a sorpresa prego! Ecco Jordan! Grande Jordan, applausone. Detto Dave. Il secondo ospite è prego! Entri il secondo ospite! Ma che cazzo! Ma è Barbie Xanax! Ma è così incredibile! Incredibile! Un applauso! Oh! Oddio! Vai! No! Pronti le armi! Oh! Tutti insieme! Oh!
anziché partire oggi. E dove stai a dormire, scusa? A casa del mio cugino. Ah, pensavo qui. Stavo già per dire vai da Ivan. Vabbè, poteva rimettere in ordine lo studio a fine maratona. Non mi sembra nemmeno rispettoso tra amici e tutto, nel senso, già una volta è capitato al Cepo Bosco. Vabbè, se vuoi io mi metto sul divano e dormi con Alex. No, io dormo. Ho detto sta cosa, lo conoscitore, io sono usciti fuori l'occhi dall'orbite, tipo De Masche, io sono usciti fuori. Al conoscitore, lei vorrebbe stare a letto con Alex mentre marra in studio? Per stare qui la nottata. Se Davide vuole. Allora, io devo fare una domanda al conoscitore. Beh, prendi il mic così ci puoi... Ok. Allora, io ho visto il tuo video, grazie Ginger, il tuo video su Jumbo Drillo. Puoi ripetere un po' le cose che hai detto in quel video? Perché secondo me è... Vai, è un discorso interessante. Secondo me ha avuto la fortuna di trovare una ragazza che secondo me si è fidanzata con lui più che altro in base alla fama, comunque... E poi anche in base al carattere che lui possiede, insomma, questo penso. Un pezzo di figa, possiamo dirlo. No, carina, bella ragazza, No, vabbè, non è proprio un pezzo di Gabriel Garco, capito? Però ha trovato una bella gnocca, insomma, capito? Devo dire una cosa. Vai. Che Jumbo Drillo ha un messaggio per te. Ah, prego, ci ha mandato un video. Ciao, conoscitore, ti seguo e ti stimo un sacco e volevo dirti tramite video, che mi riesce meglio piuttosto che con un commento, ringraziarti per il video che hai fatto l'altro giorno su di me e troppi complimenti per la mia ragazza, per me non tanti ma va bene, molti mi definiscono brutto vero, quindi ci può stare. E nulla, l'unico appunto che volevo fare al tuo discorso, che secondo me è perfetto, non lo nego, e è che più che fama, secondo me, quello che potrebbe attrarre una donna è la capacità di mettersi in gioco. Poi non è che io ne sappia, insomma, ho 20 anni e poco più, quindi un po' di più, 25. Però ecco, secondo me quello che piace alle ragazze è più la capacità di mettersi in gioco. C'era questo ragazzo a scuola da me, quando andavo alle superiori, che era uno dei candidati per essere rappresentante di istituto, quindi non è che stiamo parlando di chissà che fama, brutto vero, era proprio un brutto vero, come dicono gli incel, però era riuscito a trovare una ragazza bellissima, una delle più fighe della scuola. Perché? Perché secondo me attraeva il suo modo di mettersi in gioco, semplicemente qua, tutto qua. E niente, un saluto a conoscitore, a Marra, a Flame... e all'altro. la faccia di Dudubbi in reaction, perché l'ho visto già che stava tipo inclinando lo sguardo quando tentennava sui nomi. Appena ha detto l'altro ho visto i suoi occhi che si sono tipo spalancati. Allora, quello che dice Jumbo, diciamo che effettivamente da un punto di vista è vero, comunque se una persona si esporre bene può darsi che trova comunque una compagna, è una persona, comunque una persona a conquistare. Però io rimango dell'idea che comunque il canone estetico è sempre lì, parliamo ragazzi, io penso che comunque esteticamente parlando ci sia una sua importanza, insomma, cioè non è negarlo. Comunque a livello estetico l'essere umano guarda, poi come diceva giustamente Davide tempo fa, l'inizio è sempre un impatto estetico, poi magari c'è tutto un mondo dietro, quindi io penso che Jumbo però abbia avuto la fortuna di trovare una ragazza carina, però mi hanno detto che già era fidanzato. Ho letto un commento, mi ha detto: guarda, che ho scritto, guarda, lei era già fidanzata, quindi non hai fatto una scoperta. E quindi, però mi hanno detto in una live: mi ha detto, guarda, fai un video perché effettivamente uno come lui che si fidanza è raro da trovare, capito? Quindi lo fa tutto qua, insomma, niente di che. Un applauso! Devo annunciare, sta entrando un altro ospite importantissimo, un ospite come?
Che porterà un gioco ideato da lui, è uno dei personaggi più importanti del Cerbero Universe. Entri! Erchidano! Marco Chidano! Con un capello alla Sabri proprio, eh? No! Oh, che cazzo! No! La birra, no! Ma come cazzo? Ma davvero l'hai detto? Questo è il malocchio, Gianluca. Hai nominato la Sabri? Cioè, Davide... No, aspetta, a parte che è cascata la birra. Siamo amici da una vita, entra la ragazza mia e me la offendi così a buffo. Andate fuori a chiarirvi, ragazzi.